Facciamo ripartire la terza registrazione di oggi. Non so più se ultima o no, perché ho un filo di sonno, lo ammetto, ma devo anche andare avanti. Vai. Nonostante abbia un pacchetto di pelatine che mi dice mangiami, così ti verrà meno sonno. Non sta aiutando. Non perché mi stia annoiando, ma perché. Perché sono stanco. Voglio dormire bene per una volta. Che mi sono mettato alle 5 di mattina. Io in realtà io odio dormire, perché ammetto che non mi piace. Ci fosse un modo normale per rimanere svegli tutto il tempo, cazzo ne approfitterei. Però mi piacerebbe dormire, avere dei ritmi più regolari, essere più umano sotto questo aspetto. Perché non funziona mai. Un altro saltimbanco. Né d'estate né mai, il mio problema è quello, perché anche l'inverno per me è uguale, perché sono proprio così io. È fin da piccolo questo problema. Però diciamo che questa stagione di merda si fa sempre più influente. Vedo l'alba molto più spesso di quanto non vorrei. Perfetto. Membri della nobile società veneziana, Possiamo Rosa Sepolcro andare assisterà a un ballo in maschera presso il Palazzo Dandolo. Dov'è Emilio? Gli ho detto di venire qui. Gliel'hai detto tu? Di persona? Sì, certo, di persona. Mi preoccupa che non ti fidi di me. Sì, la statua di Art Attack. Anche a me. Può darsi che arrivi con gli altri. Facciamo due passi. Seguite in play per gli altri incontri, ovviamente. Dunque, come vanno le cose a palazzo? A dire il vero è difficile. La cerchia di Mocenigo è ristretta. Ho cercato di lavorarmelo un poco, offrendo suggerimenti, ma altri che lo consigliano. Allora devi insistere, devi entrare a far parte dei suoi intimi. Sì, capisco, ma è più dura di quanto prevedessi. E come mai, Carlo? Non lo so, è che al doge non vado a Genova. Chissà perché. Non è colpa mia, lo compiaccio in ogni modo. Ascolto quello che gli piace e glielo procuro. I migliori prosciutti dalla Sardegna, le vesti più raffinate provenienti da Milano. Sì, e questo si chiama essere un sicofante. Un cosa? Come mi hai chiamato? Un lacchè, un adulatore, un leccapiedi. Devo proseguire? Bastardo, non hai idea di che significhi, non comprendi la pressione a cui. Oh, io non comprendo. No, non ne hai idea. Tu sei un funzionario governativo. Da solo, a due passi dal doge in persona. Gli sto dietro giorno e notte. Ti piacerebbe essere al mio posto? Hai finito. Niente affatto. Ora stammi a sentire. Ci sono. Sto ascoltando il dialogo. Svolgere il doge alla nostra causa. Ne sono certo, solo. Mi serve un po' più di tempo. Il tempo non è una risorsa che abbiamo. Potresti aiutarci a risolvere un problemino? Un manigoldo mi ha strappato il vestito. Io stavo ascoltando il dialogo, però. Boh, pronto. Io stavo ascoltando. Continuiamo. Manca ancora molto. Non fare la piaga. Dove
Dove stiamo andando? Non mi ricordo. Buongiorno, cugino. Signor Carlo. Pensavo che Emilio fosse con te. Emilio è morto. Cosa? Come? L'assassino. Lo stesso che ha dato la caccia ai pazzi. È qui, a Venezia. È così? Silvio, non lo sapevi? Potrebbe essere ovunque. Potrebbe essere perfino qui e non ce ne accorgeremmo. Ha colpito Emilio nel suo stesso palazzo. E i nostri piani? Non c'è più tempo per le finezze, fratelli. Dobbiamo agire subito. Ma Marco, solo a tanto così. Solo qualche giorno. Se solo riesco a... No, va fatto questa settimana. Sarà meglio spostarsi. E che ne dice lo spagnolo di questo cambio di tempo? Presto potrai chiederglielo di persona. Egli è qui, da Roma. Come possiamo aiutarvi? Così ho saputo. Beh, forse prenderà una decisione. Su cosa, cugino? Porta tua sorella, che ci divertiamo. Su chi di noi due indosserà il corno ducale? Il nostro vino e due fanciulli circondata da così tanti. Non pensavo che questo fosse in discussione. La scelta appare ovvia a chi lo vuole. Oh, è vero. Dovrebbe essere colui che ha organizzato l'intera operazione. Quello che ha avuto l'idea di come salvare questa città. Riconosco il valore dell'intelligenza tattica, buon Silvio. Ma per governare serve saggezza. Su questo dovrai competere. Calma, calma, amici. Non ce n'è bisogno. La decisione non spetta a nessuno di voi. Per quanto sappiamo, egli potrebbe anche non scegliere un barbarino. E perché no? Sono quello che si è dato più da legge, straniero. Laggiù, basta, dove credi di andare? Aspettiamo il suo arrivo. Sei certo che verrà? Sì. Signori, dovremmo sveltire il passo. Sento che qualcuno ci osserva. Lo farei se solo... Grazie Dante. Fai strada. Noi ti seguiamo. Questa guardia sai fatto su, cugino. Quanto la paghi? È un volontario. Se non quanto merita. Mi ha salvato la vita in un paio di occasioni, anche se non è un gran compensatore. Andato. Basta con queste vuote chiacchiere. La scelta del doge non è cosa che vi competa. E non vi è mai stato concesso di discuterne. Perdonateci, maestro. Vogliamo solo servire. Il piano è questo. Il doge Mocenigo morrà stanotte. E quando questo avverrà, Marco prenderà il suo posto. Vi ringrazio umilmente, maestro. Bene. Messer Grimaldi. Siete quello più vicino al Mocenigo. Il vostro compito è vitale. Serviteci bene e non verrete dimenticato. Venite. Non voglio spargimenti di sangue, intesi. Deve sembrare una dipartita naturale. Certo, maestro. Quando siete più vicino a lui? Ho libero accesso al palazzo. Forse non gli importa di quanto ho da dire, ma mi considera uno dei uomini più fidati. Bravo. Allora voglio che penetriate nelle cucine e gli avveleniate il cibo. Sarà fatto. Marco, potete procurarci un tossico adatto alla bisogna? Mi rimetto a mio cugino. Questa è più materia di sua competenza. Ah, Silvio. Al vostro servizio, maestro. Che potete trovare per l'occorrenza? Conferirò con i miei contatti sulla strada. Come fa a sentirlo? Non lo sarebbe chiesto. Sì, e che cos'è? Una variante dell'arsenico, molto efficace e difficile da rintracciare.
ora è deciso. Che culo. Non sapevo di faccia. Cambiare scarpe è una così brutta idea, ma perdonate, maestro, ma non state forse rischiando troppo farvi coinvolgere così da vicino nelle minuzie dei nostri piani? Ritengo necessario un mio coinvolgimento più diretto. I pazzi ci hanno deluso a Firenze. Spero non facciate lo stesso. Non avete da temere. I pazzi erano solo un branco di... I pazzi erano una famiglia potente e venerabile, ridotta in cenere da un giovane assassino. Non sottovalutate questo nemico importuno che ora si aggira per la città. Poi Barbarigo faranno la stessa fine. Esigo che si agisca senza indugio. Bene, devo rientrare a Roma. Il tempo stringe. Non deludeteci. Che idiota sono. Avrei dovuto tenerli d'occhio. Bisogna che vada a trovare Antonio se voglio rimediare al guaio che ho combinato. Va bene. Una vita per questo. Non me lo ricordavo così fottutamente lungo. Dovrei anche tornare alla villa. Aspetta! Allora. Devo un attimo le scritte. Ok. Ok. Eccolo. Vai. Vede solo quello che ha imparato a vedere, quello che l'organizzazione vuole veda. Faccio sembrare un incidente. Tomba di Udini. Non li sconfisse per poco. Corteo funebre di Gandhi. Lupi sono in caccia. Dove sarà finito Jack? Allora, 6 uguale 1. Quindi 8 uguale a 3. E 7 uguale a 2. Ok. Operazione Nuova Frontiera. HQ ha deciso di procedere prelevando le risorse. Le negoziazioni sono finite. F pianifica di dare il voto a tutti. Con una persona così non si può ragionare. Ti manderò un artista. Si è allenato con il F2 nei nostri laboratori. Non ci saranno problemi. Il percorso del corteo è segnato qui sotto. Una volta colpito il bersaglio, da Oswald alla Z usa l'F1 per creare un diversivo. Fai apparire un qualche fantasma vicino a questo pendio segnato con la X. Spaventa la gente. L'autista nella confusione si approprierà dell'F3. 18916. Tanto capito quel che ho visto.
È alto costo, ok. Non ce ne mancano così tanti, comunque. Pensavo di essere messo molto peggio da quel punto di vista, invece no. È ovvio che se dovessimo finire la storia come nella verità, fare un'altra live in cui magari ci faccio un salto, ecco, su questo gioco, per evitare appunto di lasciarla così incompleta la cosa. Niente. Allora, sono anche così convinto di dovermi fare per conto mio diverse delle le pagine, non mi vengono. Sono abbastanza convinto di dovermene fare per conto mio le pagine del codice, anche perché in live magari è un po' più una rottura di cazzo. Beh. Salute, bello mio, come ti va? Ti sono mancata, eh? Desolato, mia cara, ma non sono qui per divertirmi. Devo parlare con Antonio. È urgente. Antonio! C'è qui Ezio! Ezio, va tutto bene? Carlo Grimaldi e i Barbarigo tramano con un tale chiamato lo Spagnolo. Intendono uccidere il Doge e sostituirlo con uno dei loro uomini. Avranno in mano Venezia e con essa la sua intera flotta. E poi il criminale sarei io. Allora mi aiuterai? Sono al tuo fianco, fratello. Assieme a tutti i miei uomini. E donne. Grazie, amici. Ma, Ezio, devo avvertirti. Non sarà facile stavolta. Il Palazzo Ducale è l'edificio più sorvegliato di tutta Venezia. Niente impenetrabile. È per questo che ci piaci, Ezio. Vieni, diamo un'occhiata. Studieremo un piano. Sì. Come sta facendo del Doge? È terribile. Tuttavia una simile perfidia non mi sorprende più. Sai, quando ero un fanciullo ci avevano insegnato che i nobili erano buoni e giusti. Anch'io ci credevo. Mio padre era solo un ciabattino e mia madre una fantesca. Ma io aspiravo a essere molto di più. Studiai sodo, con costanza. Ma la nobiltà mi ha chiuso le porte in faccia. Se non sei uno di loro, non ti accetteranno mai. Perciò ti chiedo, Ezio, chi sono i veri nobili di Venezia? Uomini come Carlo Grimaldi e Marco Barbarigo? No. Io ti dico che siamo noi, i ladri, i mercenari, le puttane. Mentre noi cercavamo di salvare la città, i nobili ne hanno fatto il loro trastullo. La cosa folle è che non ha tutti i torti. Non è così sbagliato. Andiamo. Com'è conciato il tizio? Minchia, ti brucio di stomaco fortissimi, porca. Dobbiamo esaminare il palazzo attentamente, da ogni angolatura. Potremmo trovare un'entrata. So che c'è un campanile dietro il palazzo. Oppure potremmo provare a salire sul retro della basilica. Hai qualche idea? La porta frontale è fuori discussione? Va bene, Saputello. Proveremo anche la porta frontale. Seguitemi. Allora. Campanile. Oh, aspettaci.
Aspetta. Dunque, che ne pensi? Non possiamo entrare così. Ci impiegheremo troppo a superare le guardie. E loro avrebbero il tempo di ammazzare. Si va. No, no, no. Allora. Attendete. Fermate un attimo. Ma c'è un altro anche. Ok. Ok. Aspetta. Perché ci sono, lo prendo, voglio dire. Poi vai a capire dove cazzo è messo di là, però... Eccolo. C'era qualcosa sopra. Qualcosa ti ha abbandonato per molto tempo. Altro manca poco alla fine di tutto. Droga l'aquila. Allora. Aspetta. Eccola. Con queste armi formidabili, i nemici della libertà intendono consolidare il proprio dominio, sfruttare, controllare e infine distruggere. JFK. Così. No. Vediamo se riesco. Aspetta che... Allora. Che casino, porca puttana. Devo... Devo metterlo così. Ok, poi. Così. E invece no. Se io passi a fare tipo così. No, perché devo essere collegato con questi due. Oh mio Dio, è un incubo.
Aspetta, ci penso così. Cosa che non va? Aspetta, posso risolvere così? Andata. Fotografia dell'Apollo 11 mostrata al pubblico. Ah, dei templari. La bandiera dell'Abstergo. Che dovrei vedere? Sono la dama d'Eva, io ne sono quasi certo. Allora, diciamo che per quella ci penso poi, nel senso... Non ci penso adesso, ecco. Ora... Scendiamo da Antonio. Okay. Io mi ero appeso. Tra l'altro sono molto vicino a sti due. Non è fregato niente. Un tizio è piovuto dal cielo. Impassibile. Mi spiace, oggi finiamo qua. Forse perché... Io spero più che altro di aver rilassato. Quanti me ne mancano? Altri 10. Su. Non la metà, a metà. Non va bene. Finiamo questa cosa con Antonio e poi basta. Oggi si chiude un po' prima. Perdonatemi, ma ho sonno. Vediamo. Intanto non riuscivo comunque a dormire. Perché andrà così, è ovvio che andrà così, però... Ok... Ah, c'hanno le scale, vabbè. Dai, andrò le scale, davvero. Sì, ti vista per le scale.
No, sto sbagliando. Quando sono amici miei? Facciamo quel